Franco Montini, direttore artistico del Festival delle Cerase, un festival che nasce, che è nato e che si è sviluppato per mostrare il meglio del cinema italiano e soprattutto per segnalare film che in qualche modo non hanno avuto l'attenzione e il successo che meritavano. C'è un mercato in Italia molto difficile per film che non hanno immediati richiami commerciali, spesso è complicato farsi notare. Ecco, l'idea è proprio quella di rilanciare tutto ciò che merita invece attenzione, interesse, sia da un punto di vista contenutistico, sia spesso anche semplicemente perché si possono fare delle commedie intelligenti, divertenti, che fra le righe dicono molte cose sul nostro presente. Con Silvio ci conosciamo, credo, da ormai 30 anni, avevamo molti capelli in più quando abbiamo cominciato. Beh, se siamo ancora qui a lavorare insieme, evidentemente al di là degli aspetti professionali c'è anche una simpatia umana innegabile. Sarà sempre la serata finale fra fine maggio e primi di giugno, forse più i primi di giugno. Posso dare invece degli appuntamenti la settimana, il prossimo lunedì Easy, un viaggio facile facile, e il 5 febbraio Amori che non sanno stare al mondo, che verrà presentato dalla protagonista Lucia Mascino. Silvio Luttazzi, ideatore e inventore di questo Festival delle Cerase, che parte per non far chiudere una sala che poi a Palombara, che poi invece è chiuso, ma questa è un'altra storia. Il Festival delle Cerase è il festival più piccolo del mondo, ma è il più apprezzato da tutto il cinema italiano. Questa sera ci abbiamo avuto Augusto Fornari, che veniva al cinema e da spettatore e anche da attore quando ha cominciato a recitare i suoi primi successi nei film. Poi è diventato un grande autore teatrale, tant'è che le sue opere teatrali le sta portando al cinema e stanno diventando film. Che dire, il festival più bello che c'è in assoluto, il più particolare che c'è in Italia, veramente, veramente speciale. Forse l'unico festival che invece di dare quei premi pesanti, cose strane, dà dei prodotti alimentari. Ciliegie, dette cerase dalle nostre parti, e olio extravergine, che è il premio più gradito in assoluto a tutti i registi, piccoli e grandi, a tutti gli attori, nuovi oppure già affermati. Grazie, che meraviglia! No, il marchio del festival, manca la foto con l'olio, meraviglioso! Mi dispiace che io non vedo tanta soddisfazione perché io l'ho fatto, ho fatto 23. Quindi adesso, diciamo che però so quanto è buono, quindi lo so già. Grazie. Grazie a voi. Grazie.